Come commissario straordinario dell'ASL 2 Savonese, il dottor Cavagnaro, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza da Covid-19, ha coordinato le svariate attività dell'ASL a tutela della salute dei cittadini, operando senza soste, con grande spirito di abnegazione e anche con coraggio, per fronteggiare la delicata situazione venutasi a creare negli ospedali e nelle varie tipologie di residenze sanitarie per anziani. L'ho accolta con grande gioia, non solo per me, ma soprattutto per la squadra dell'ASL 2 di Savona, che ha lavorato con me fin dall'inizio, fin dal primo giorno, dalla prima diagnosi di contagio Covid in una signora che era ospite di un albergo che proveniva da Codogno, e da allora abbiamo lavorato per un anno intensamente tutti insieme per fronteggiare questa pandemia. Quindi diciamo l'onorificenza che oltre a me è stata data anche al direttore sanitario e a altri due sanitari dell'ASL, è per tutta l'ASL, non solo naturalmente per me. Ecco, appunto, dietro un titolo c'è una storia da raccontare. Non c'erano protocolli e questo era un virus sconosciuto. Cosa avete fatto? Il primo malato è stato trasferito a Policlinico San Martino, dove è stata curata ed è guarita, e poi naturalmente si è diffusa e quindi abbiamo incominciato con il supporto regionale della Protezione Civile il trasferimento, e quindi abbiamo lavorato in questi alberghi e quindi gli operatori hanno vissuto in questi alberghi con le persone che sono state poi trasferite nei loro comuni di residenza, e da lì poi naturalmente abbiamo insieme ad Alisa e a Regione Liguria preparato insieme le procedure e i primi posti letto di media intensità e i primi posti letto in rianimazione. Alcuni dei suoi medici, dei suoi infermieri hanno mostrato davvero un grande spirito di abnegazione allora? Allora e ancora oggi, per esempio con le vaccinazioni, e soprattutto quello diciamo che ha aiutato molto aver lavorato fino a tarda notte e anche durante le notti come un'unica unità, cioè un lavoro veramente di squadra, tutti per un unico fine che era quello in quel momento di salvare più vite possibili. E poi adesso il grande impegno per le vaccinazioni che deve continuare ancora.